Buon pomeriggio a tutti e benvenuta alla seconda puntata di Nel segno degli artisti. Vi ho lasciato ieri con una grande presentazione iniziale di quello che è il nostro esperimento Pagliesco per Siena Web TV. È un esperimento vero e proprio che si sta trasformando in una realtà molto accattivante. Sono state ottime le recensioni e le critiche che abbiamo ricevuto per la prima puntata e noi ci auguriamo che in questo secondo appuntamento possiamo stupirvi ancora con tutti e tanti nostri ospiti. Intanto vedete già inquadrate persone che sono pronte, abbiamo già preannunciato che avremmo costruito in diretta in 3 giorni il nostro cencio, il nostro drappellone, in modo tale da poter il 16 agosto avere un omaggio anche nostro per la contrada vincitrice. E ve li presento subito perché vediamo inquadrato intanto il grande capo di questa esperienza che è Alessandro Grazzi. Grazie. Io, se fate un applauso, riempite un attimo questa nostra... ecco, siamo in pochi, ma insomma... Alessandro Grazzi, che ovviamente ha una sua grande esperienza d'arte, ha fatto un palio meraviglioso che è rimasto ovviamente nella storia. E nel 2007 è andato in sorte ovviamente alla Contrada dell'Oca e quest'oggi ci aiuterai insieme ai nostri ragazzi, gli ex bambini della sigla storica, gli ex bambini prodigio di Canale 3 Toscana, insieme a loro inizierai questa lavorazione, ovviamente coadiuvato da un'altra rappresentante che abbiamo avuto ospite anche ieri, e Rosalba Parrini, altro applauso che ci vuole anche oggi. E poi abbiamo l'ospite d'onore quest'oggi per quanto riguarda la rappresentanza delle pittrici che hanno dipinto il palio, che è Cecilia Rigacci, una rappresentante, applauso assolutamente. E qui doppio applauso, come è stato doppio il palio che ha presentato ovviamente insieme a Cesare Olmastroni per l'agosto 2013. Allora, proprio con Cecilia vorrei iniziare. Intanto, come ho detto ieri, l'esperienza per un artista di Siena di ritrovarsi di fronte a un compito così agognato e che poi diventa anche qualcosa di temibile, perché ci si misura veramente. Ma sì, io personalmente ancora c'ho da finire di rendermi conto di quello che è successo, perché dopo 4 anni sì, e credo che lo stupore che si prova in quel momento non si esaurirà mai più dentro di noi, perché è un'emozione continua che si ripropone tutte le volte che viene presentato un drappellone. E non solo, perché intimamente credo che un artista o comunque chiunque si cimenti in un messaggio collettivo sia veramente preso da tante emozioni, che non sono solo emozioni, ma come diceva lei anche un qualcosa che stravolge, diciamo, un po' la vita di una persona. Lo vediamo questo drappellone bellissimo con due figure totalmente diverse. Una cosa veramente molto particolare, e anche un onore particolare, quella di lavorare con un maestro, Cesare Olmastroni, che è stato un faro per tutti coloro che si sono avvicinati a questo compito. Ha svolto un ruolo veramente incredibile, con un tatto straordinario, ma di questo ne parleremo più avanti. Com'è stato invece il rapporto con lei in particolare? Perché lui, noi sappiamo che il suo animo era proprio questo, di dare gli strumenti ma di non invadere. In questa partnership com'è andata la relazione? Esattamente così. Noi ci siamo divisi i compiti da subito e non ce li siamo neanche comunicati. Siamo andati avanti in maniera parallela, sentendosi, diciamo, a pousse ogni tanto per avere appunto per monitorare i tempi, ma poi non abbiamo, diciamo, curiosato. Lui si è fidato di me, io ovviamente non avevo dubbi perché non c'era nessun motivo per averne, e quindi poi nel momento in cui li abbiamo presentati li abbiamo visti, io per la prima volta il suo e lui per la prima volta il mio, quindi è stata anche per noi un'ulteriore sorpresa e un'ulteriore emozione.
con Rosalba Parrini ieri abbiamo cercato nel suo palio tutti i richiami, no? Che ci sono nelle raffigurazioni. Anche nel vostro c'erano dei richiami per quanto riguarda poi la contrada che ha vinto, l'onda? Allora, li avete trovati poi alla fine? È sempre quella cosa famosa, no? Che dice sì, però il giorno dopo si sa tutto, no? Ecco, io devo dire la verità, non posso iniziare a parlarne qui perché altrimenti si fa notte, però diciamo nel mio lato, nella mia metà di palio... Lo possiamo rivedere dalla regia il drappellone, così almeno cerchiamo proprio il particolare. Nel lato di suo in particolare... Che cosa c'era? Allora, innanzitutto i colori mi dicono, io ci vedevo anche tutto il bordo verde, per cui per me era più bruno che onda, però la parte centrale, quella del linguaggio, era ovviamente su una base bianca e celeste. Sì, sì, sì. E poi io l'ho tappezzato tutto, l'ho ricamato con dei coralli di Sciacca, coralli ecco, sì, rosa. Ora non si vedono molto bene da qui, bisognerebbe il dettaglio verde, perché però, ecco, sono dei coralli di Sciacca, sì, rosa, mentre il giubbino e nei vestiti del paggio, sì, ci sono dei coralli bianchi e neri, per cui c'è il richiamo del oggetti mare, di mare, sì, oggetti, ecco, di mare. Ecco, però insomma poi alla fine, come diciamo sempre, il giorno dopo è tutto molto più semplice anche nella, sì, lettura di questi segnali. Sì. Alessandro, allora, abbiamo scelto te abbiamo scelto te per fare questo esperimento molto particolare, perché questo è un esperimento che così è nato da un'intuizione, quello di far creare qualcosa di unico, irripetibile, anche perché che non esisteva. È un palio, come ho detto io nella presentazione, a 100 mani alla fine. Cercheremo di mediare tutte le esperienze e anche i gusti e anche praticamente gli stili degli artisti, e in più avremo questa giovane, posso dire sempre così, manovalanza cresciuta. Guarda, stiamo vedendo le immagini proprio del tuo drappellone, ogni volta che ne parliamo ti emozioni. 10 anni, sono passati 10 anni. Ci siamo sentiti in un'intervista proprio sotto il palio di luglio e dicevi quanto è grande l'emozione, anche la consapevolezza che sono passati così tanti anni e l'emozione è vicinissima ancora, no? Mentre dipingevo il palio venne Mazzieri a trovarmi, che era una delle persone deputate a poterlo vedere, sì, e che in quel momento lì mi disse: guarda, che non lo dimenticano mai, non te lo dimenticherà mai, e continueranno nel tempo a chiederti qualcosa sul discorso del palio. Aveva, sì, perfettamente ragione. Io lo guardai, sì, un po' allibito, ma aveva ragione. È stato un palio di grande, un cencio di grande impatto il tuo, perché questo tuo rosso che ti contraddistingue, ti ha seguito per tantissimi anni, ora allora, sembra che sia scemato un attimo. Sì, rimane in alcune parti delle mie opere che sono, sì, diciamo, ora diventate più grafiche, bianco-nere con qualche cosa di rosso, con qualche cosa di blu. Che richiamo abbiamo del Loca? Sei riuscito a trovarlo? Ma loro ne hanno trovati centinaia. Cioè nel senso ci sono, specialmente nella parte dietro dove c'è questa testa di cavallo multicolore, hanno trovato un becco la testa dell'oca, certo, le ali, per cui hanno chi mi ha mandato anche cose peggiori, perché qualcuno ha visto anche dei riferimenti, diciamoci la verità, sessuali, addirittura, per cui perciò, insomma, hanno la trovato passione, anche questa cosa lì, travolto dalla passione, no, ma in qualche maniera sono stati cercati, e poi se ne si vedono tutto. Io avevo già iniziato, esattamente, l'ho sempre detto, in un momento quando ho avuto l'incarico, il 31 di gennaio mi è arrivata la lettera, il 1 di febbraio ho visto vincere la notte stessa in un sogno una contrada che non era stata estratta a sorte, e che in quel momento lì, possiamo dirlo tranquillamente, era Loca,
per cui io ho sognato che vinceva l'Oca. Mamma mia, però. Sono andato in contrada dell'Oca, ho guardato il palio e ho detto non lo rifò così, non lo rifò in questo modo. Fatto sta che cambiai bozzetti nel momento in cui l'ho ripresentato, perché io venivo da un concorso e per cui ripresentai bozzetti diversi che assomigliavano molto di più ai bozzetti che erano stati presentati per il concorso. E facendo completamente diverso, però non fu così. Ci fu anche lo sbaglio della bandiera, per cui per un momento pensai che avesse vinto il Nicchio. Sì, sì, e invece infatti. Poi dopo dissi, bah, sì. Che cosa strana questa. Però in qualche andata. Modo gli artisti del Palio sono sempre un po' antenna di questa cosa. Se ci raccontiamo le esperienze, qualcuno ha visto in un modo, qualcuno ha visto un altro, ma una sensazione, un brividino lungo la schiena per chi vince c'è sempre. Allora chiedo la cortesia di avere il microfono per darlo a Rosalba Parrini, perché a lei vorrei invece fare una domanda. Stiamo iniziando a questa è la gestazione, dobbiamo pensarlo questo palio, sì. Siete in tanti parteciperanno nei prossimi giorni, mi diceva che occorrono 2 o 3 mesi per pensarlo, studiarlo, progettarlo, sì. E farlo, pensarlo, qui in 3 giorni come potremmo fare? Infatti avevamo già cominciato a parlare molto velocemente per vedere di darle un'impostazione, insomma, no? D'altra parte noi siamo i primi e saremo quelli che decideranno. Chi inizia prima, gli dire. Altri si dovranno adeguare. Diceva lui Alessandro. Di fare a settori, così almeno ognuno ha il suo settore. Anche questo può essere una soluzione, ma non è detto sia questo. Adesso ne parliamo. Ne parlate un attimo. Allora, intanto io possiamo posare il microfono un attimo. Volevo dire che, dato che avete già annunciato che sarà diviso a settori, di lasciare un angolino per un ospite speciale. Per un ospite speciale, e fra non molto annunciamo questa ospite. Intanto, dato che siamo al 13 di agosto, siamo in diretta e oggi è stata la giornata della tratta, dobbiamo assolutamente ricordare questi cavalli. All'Aquila è stato assegnato Rocco Ro, alla Selva Quasimodo di Gallura, all'Unda Porto Alabe, al Bruco Sotiere Zu, al Montone Sarbana, all'Istrice Morosita Prima, alla Lupa Cuore De Sedini, Torre Compoloschi, Chiocciola Solu 2-2 e all'Oca Renalzos. Così abbiamo ricordato anche tutti i cavalli che sono stati assegnati proprio oggi. A questo punto io dicevo che in questo drappellone che verrà dipinto in questi 3 giorni sotto la supervisione di Alessandro Grazzi, con l'aiuto di tante artiste che hanno dipinto già il palio e con l'aiuto anche dei nostri ex bambini della sigla storica di Canale 3 Toscana, passiamo invece a un ospite graditissima che ci è venuta a trovare, però ve la presento fra pochissimo, ci vediamo fra poco. Vernici, belle arti, articoli per restauro e decorazione. Ruffoli, a Siena dal 1904. Emporio per le arti e i mestieri. Lucia Airbody vi aspetta a Siena in via della Sapienza 6. Frutto di anni di passione ed esperienza nel campo dell'illuminazione, Studio Luce nasce negli anni Ottanta, diventando in poco tempo un importante punto di riferimento di Siena e provincia. Situato per oltre 20 anni nel centro di San Rocco a Pilli, dove ora è la sede di SienaWeb.tv, dal 2009 l'azienda si trasferisce nella zona industriale di Pian dei Mori.
un ambiente moderno e all'avanguardia, dove il cliente potrà godere di un'ampia gamma di servizi, come un vasto assortimento di prodotti delle migliori marche. Studio Luce ha contribuito ad allestire gli studi di SienaWeb.tv. Numero 1 di Stefano Taddei, in località Pian dei Mori, Sovicille, Siena. Per realizzare coppe, trofei, targhe, medaglie, timbri in gomma e metallo, abbigliamento sportivo personalizzato, gadget pubblicitari, t-shirt, cappellini, polo, incisioni in modo rigorosamente artigianale, con professionalità ed esperienza decennale nel campo, garantendo altissima qualità e resistenza su una vasta gamma di materiali. Numero 1 è a disposizione per preventivi e informazioni. Contattateci al numero 0577 394402 o venite a trovarci in località Pian dei Mori, via Piave 2, interno 1. Numero 1 è il fornitore ufficiale di SienaWeb.tv. Siamo di nuovo in studio e vi avevo già preannunciato una sorpresa graditissima, e siamo onoratissimi di avere questo ospite oggi ed è un ospite che ha anche accettato di partecipare alla realizzazione di questo nostro drappellone. Stiamo vedendo le sue mani, sono mani che sono state anche giudicate moltissimo in questi giorni, perché l'ospite che sta dipingendo e sta avviando il nostro drappellone è proprio l'artista che ha dipinto il drappellone per questo palio del 16 agosto 2017, Sinta Tantra. E perciò io farei intanto un grandissimo applauso per aver accettato questa cosa. Ovviamente sono tanti i colori che potrebbe usare in questo momento, il tempo però a nostra disposizione è pochissimo e perciò noi faremo in modo di darle ancora un po' di spazio, il blu del mare, blue of the sea, or the sky, sky. Un fiore. I fiori, i colori sono una prerogativa di tutte le sue opere, sono opere sempre molte, sì, che ha usato nel palio, e i colori sono una costante nel lavoro di quest'artista, un artista che si è dedicata moltissimo alla realizzazione di opere pubbliche, trasformandole completamente. Credo che dalla regia magari manderanno anche un contributo delle grandi opere che le hanno commissionato nel tempo, che ha realizzato e che ha trasformato totalmente, fino a renderle qualcosa che scuote un attimo le sensazioni delle persone e da diventare cose semplicemente utili alla comunità, sono diventate anche cose piene di passione. E perciò straordinario lavoro anche emotivo di quest'artista. Ok, ringraziamo dunque. Thank you very much. Thank you. You can sit down, please. Ecco, la facciamo accomodare. Ovviamente il mio inglese scolastico non mi permette di intervistare questa artista e perciò ringrazio la nostra ospite che si chiama Helen. Helen, thank you. E iniziamo dunque questa nostra intervista. Sono tante le domande che vorrei fare, però una in particolare che ha una domanda che molti senesi vorrebbero fare a quest'artista. Qual è stata la difficoltà più grande che ha incontrato, lei che usa tanto le geometrie, i colori, inserire nella sua arte anche le forme tradizionali? Come vuoi. Okay.
there's quite a few things. I mean, I think firstly, I'm an artist, not Italian and not from Siena, so a lot of it is about understanding what it means to be Sienese and what the palio means to so many people. So I think that's one thing, the cultural sort of like understanding and really trying to captivate the heart of what palio is. And the second thing is that for me, formally, it's quite a long, thin shape. And so as an artist who does quite big installations like bridges and floors and murals and ceilings, how do I insert architecture into the space? And so that's why I had used the classical Italian vista, the view that was inspired by the Duomo. Allora, la prima cosa sarebbe che, perché la cinta non è italiana, questa è una tradizione molto italiana e soprattutto sienese, senese. E così lei si è dovuto sfidarsi per capire la tradizione e per veramente capire il cuore di Siena, il cuore della tradizione. E la seconda cosa sarebbe che perché spesso quando Cinta lavora, perché fa i lavori pubblici, sì, lo spazio non è limitato, non è limitato come lo spazio in questo, allora le difficoltà anche includere tutti gli elementi in uno spazio più limitato. Sì, questo capisco che possa essere. Infatti, come dicevo poco fa nella sua presentazione, Cinta Tantra è nata a New York, ha studiato tantissimo a Londra ed è abituata ad avere commissionate delle opere che sono veramente grandissime, come dicevamo. Infatti mi auguro appunto che il regista possa farci vedere alcune di queste opere. Perciò nei grandi spazi la trasformazione, l'uso del colore è veramente da grande spazio per lei, per la sua vena artistica. Qui è stato anche difficile scegliere i riferimenti che c'erano di Dupré, ad esempio. Dove ha trovato l'ispirazione per questo? Has it also been difficult for you to find the where have you found the elements from? For example, Dupré. Where did the inspiration for your choice, for your choices to include, come from? I did a lot of research. I mean, I came to Siena perhaps about 5 times, visited as many contrade that I could, tried to meet the people, tried to really understand what palio means to them. In terms of the Dupré, we went to Onda that has a collection of Dupré sculptures because he's from that area. But also what's interesting, during the time I was actually living in Italy, so I was living in Rome, and next to where we live at the British School at Rome, there was a gallery, Gallery Arte Moderne, and in there, quite by coincidence, they had the sculpture of Sappho in the Dupré. So everywhere in Italy I could have been, it was literally next door to us. And so that was one of the other reasons why I thought the image of Sappho was very good to put in the Drappolone. Okay. Allora, per prepararsi, lei è venuta a Siena tante, tante volte, lei ha studiato tantissimo, tantissimo. E anche nelle contrade. Sì, ha visto il numero più grande della contrade che è possibile. È a Onda, nell'Onda, ha visto le sculture di Dupré. Ma perché nello stesso tempo in cui Cinta stava preparando per il palio, lei stava anche nell'Accademia Britannica di Roma, sì, come borsista, sì, sì, sì. E nell'edificio proprio il nostro vicino all'Accademia Britannica è la Galleria Nazionale d'Arte Moderna, certo, dove sotto c'è la scultura di Sappho, di Dupré. Quindi è stata quasi una cosa, sì, normale, sì, naturale, sì, insomma. Era, sì, quella, sì, che conosceva di più. Sì. Lei è molto giovane. E questa è una domanda invece molto emotiva. È molto giovane, ma ha fatto già, ha avuto degli incarichi veramente molto importanti, di grandissimo prestigio, perché a Londra ci sono tante sue opere, ci sono artisti che non raggiungono mai livelli di questo tipo. Come vive il giudizio? Il giudizio, non la critica, il giudizio, perché
qui in particolare è un giudizio fatto veramente di sangue e passione, non è soltanto il giudizio di qualche cosa che è stato commissionato, ma è un giudizio di appartenenza. Come si è preparato a questo? Saying that as you're still a very young artist and based in London, you have reached a level that some artists don't reach in their careers, and you've already reached a very, very high level. And how do you because with the criticism here, it's been the criticism very much from the heart and from the passion for Siena, yes. And the response to it has been all based from passion. Yes. And how did you prepare for the incoming? You knew that people would take it and yes. make a judgment. How did you prepare for that judgment, yes. and how did you take the judgment? Okay. So as an artist, you're very passionate, but because of my work is public art, so I'm always creating work outside of the gallery space. Now, the good thing about that is that lots of people see the work, but I wouldn't say the bad, but one thing that can be difficult is that because it's out in the real world with real people, you have I have the real comments about it. And so for me, I'm quite used to sort of positives and critics. But I think as an artist, and being in Siena and the Sienese being very passionate, I mean, I guess I combat that passion with passion, because I am my own person. I am very confident about the work, and so it's there. And it lives in the history of Palio and lives in the history of Siena. And even, you know, the fact that people are engaging with it and talking about it, and I have had positive and negative comments, I think it's exciting because it adds to the history and the story of Palio and 2017. Okay. Per lei, come artista, bisogna la passione. Per tutti gli artisti c'è la passione, è necessaria. Quindi lei capisce bene la passione qua a Siena, ed anche come artista che fa molti lavori pubblici, normalmente alla critica, sì, al giudizio, sì, sì, certo. Ma soprattutto sono i lavori pubblici dove tante persone lo vedono certo. Ma in questa situazione non è come Siena, dove si ha i rapporti così vicini con gli esseri umani proprio. Sì, 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 quei loro che ricevono. L'appartenenza. Sì, certo, sì, sì, certo. Sì, esatto. E anche come artista lei si è abituata a quelli a cui piace il lavoro e quelli a chi non piace il lavoro. È normale per un artista. Certo. E per lei è una cosa bellissima che le persone sono così coinvolte con il lavoro, e che ha iniziato questo dibattito, perché è una cosa bella che la gente si interessa così dall'arte che anche si... perché l'arte non si giudica, ma scatena passioni. Sì. La funzione dell'arte è proprio sì. questo. Mm-mm. Forse lei ha proprio come caratteristica, ha deciso di avere proprio questa, cioè di trasformare un muro in qualcosa che scatena passione, no? So, was it your idea was to take the wall and you insert the kind of passion into the space, and you have to insert the passion into it? Yes, so I created the architecture within the drapelone, yes. because it's very small, yes. for me, very thin, yes. and then I tried to create the passion through the colors, Monteforte, and the perspectiva and the drama, because to me, Palio is about the drama and the perspective and... sort of also a journey of a magical journey where we dream and believe. Yes. Sì. Allora per lei la percinta di dove viene la passione è dei colori. Allora per lei ci sono gli elementi architettuali, ma la passione viene dai colori, ma anche dalla prospettiva, la sensa del teatro, del drama. Certo, sì, certo. Sì, sì, sì. La vita è questa, rappresentazione. Sì, sì. Chiudo con una cosa invece personale. Nata a New York, vissuto tanto a Londra, studiato tanto a Londra, vissuto anche un po' in Italia. Le sue origini sono di Bali, e perciò diciamo che il suo sangue orientale le dà una pacatezza, un atteggiamento che è molto diverso da quello occidentale. Qual è la cosa che ha sentito
diversa a Siena, in particolare nella città di Siena, qualcosa che non aveva ancora catturato in tutti gli altri continenti che lei conosce. As you're such a, not only an international artist, but as a person, you're so international. You have your roots in Bali, you've born in New York, you grow up in London, you've lived in Italy, you've traveled and worked all over the world. And what is it about in Siena, that is the unique thing about Siena? What is the standout thing that separates it from all these other places that you've been to? I think the perfect example is how people have received the Drappolone. You know, people love it or might not love it, but they have the passion to connect and to engage in art, because I don't think there's anywhere else in the world where art has such a... I know sometimes it's quite difficult to get people to engage in art. They don't want to or they're not interested. But people in Siena are ready, and that's kind of an exciting place to be. Per lei la cosa che per lei l'esempio più forte. Sì, più forte è la reazione al Drappolone, perché è possibile che non piace, ma perché la gente di Siena è coinvolta con l'arte, e questa è la cosa bellissima che ha colpito che hanno questa passione, ovviamente, è che l'arte per loro è importantissimo. Puoi dirle che vivrà un'emozione straordinaria quando vedrà chi ha vinto, chi andrà a prenderlo il suo drappellone. Allora lì si renderà conto di quanta passione c'è. Sì. Ancora non è nulla, non ha visto nulla ancora. Io farei un grandissimo applauso alla nostra ospite, grazie di essere venuta, grazie tantissimo, grazie a Ellen per la traduzione. E così, ora devo un attimino metabolizzare la grande emozione, perciò mi prendo una pausa, ci vediamo fra poco. Ciao dal bar Caffè La Piazzetta, che da qualche mese è diventato anche il bar degli artisti, perché cerchiamo di abbellire il bar con opere di vari artisti. Cerchiamo di accontentare un po' tutti i gusti. Apriamo la mattina alle 7:30 con un'ampia varietà di paste, brioche e croissant. E dalle 12:30 apriamo la nostra tavola calda con pietanze di tutti i tipi, cercando di soddisfare un po' tutti i gusti. Abbiamo un'ampia varietà di verdure, grande varietà di primi e anche di secondi. E il pomeriggio delle ottime merende con panini farciti in vario modo. La sera, a partire dalle 6:30, tutti i giorni, da lunedì al sabato, happy hour con anche lì un'ampia varietà di snacks e stuzzichini. Per gli amanti della birra abbiamo un'ampia varietà di birre, sia italiane sia estere, e anche un'ampia varietà di cocktail di tutti i tipi. Tutti i mesi aggiorniamo la nostra lavagna, dove mettiamo tutti i cocktail del momento, retro, e anche cocktail che inventiamo noi, anche a base di frutta fresca. Per chi vuole invece approfittare di fare feste di laurea, rinfreschi o anche di lavoro, abbiamo una bella sala interna molto carina e accogliente e anche fresca. E vi aspettiamo a braccia aperte. Ciao! I potenti mezzi di Siena Web.
si fa i capelli quando è possibile. Questo sembra veramente un laboratorio d'arte, eh? Tutti i tipi di arte, anche quella del coiffure. Io non lo so se mi ascoltano i nostri artisti là dietro, però io farei un grande applauso a questa donna che si è presa la briga con questo caldo di farmi una piastra ai capelli, che è Lucia. Allora, Lucia Hair and Body, e perciò sì. Ora i capelli li possiamo fare, il corpo tanto non ci abbiamo speranze, lasciamo perdere, non ce la possiamo fare. Facciamo un'intervista così, molto volante, sì. Per parlare un attimo della tua attività che è in pieno centro a Siena, mi sì. sbaglio? Sì, esattamente, ecco. In via della Sapienza, proprio di fronte alla biblioteca comunale. Ascolta Lucia, quando è nata questa passione per questa arte che è veramente tanto sacrificio, ma è una vera forma d'arte, perché poi coinvolge l'essere umano profondamente? Io dico sempre a battuta che il ginecologo e il parrucchiere non si cambiano mai. Ci vuole fiducia. Ci vuole fiducia. Sì, è un rapporto strettissimo di noi donne. E perciò ci vuole una sorta di psicologia, di entrare in un grande empatia, di capire profondamente la personalità, di capire anche la fisicità di ogni persona per studiare anche il taglio che è più adatto. La difficoltà maggiore è sempre quella di far capire a una persona che il taglio migliore non è magari quello che lei vorrebbe, ma è un altro. È sempre quello il problema più grande? Sì, diciamo che è quello anche di saper capire la cliente cosa vuole, ma soprattutto quello che si sente di portare, perché secondo me se una persona sì, può star bene con tanti tipi di pettinatura, però se non le sa portare è inutile fare una cosa magari stravagante, una persona che poi di per sé è molto tranquilla. Sì, sono d'accordo. Mi viene da dire che a volte vediamo delle spose che hanno delle torte in testa e non hanno proprio la personalità per quel tipo di cose. Da quanto tempo fai questa attività, questa professione? Che poi è artigianato puro il vostro, eh? Sì, sì. Io ho cominciato, avevo 14 anni, quindi ormai è un bel po'. E da che cosa è nata questa passione? A me è sempre piaciuto mettere le mani in testa, lavorare, pettinare, soprattutto acconciare i capelli. Ho capito, perciò quella che è la trasformazione, proprio l'acconciatura sì. è la cosa che preferisci. Sì. Hai educato, formato persone a fare questa cosa, hai contagiato qualcuno anche nella tua famiglia o sei l'unica che fa questa cosa? Allora, nella mia famiglia no, sono l'unica. Ho due figlie, fra cui una è artista, ma in un altro modo. Ah, ho capito. E perciò diciamo che non sei riuscita a contagiarle. Forse no. Hanno visto la fatica di questo sì. lavoro. Ok, allora, mentre io lascio Lucia a fare questo lavoro, che veramente io non lo so se ti sei mai trovata così tanto in difficoltà, ma no. dato il caldo, il sudore e anche i pochi attrezzi a tua disposizione, avrai delle serie difficoltà a fare questa acconciatura, ma sono convinta che ci riuscirai. Allora io prenderei un attimo di pausa mentre tu finisci il tuo lavoro e andiamo a vedere nello specifico dove lavori e il tuo negozio in particolare. Regia. Bring the action. When you have this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh. Benvenuti alla prima puntata di Summer Care.
Oggi vi presenterò un trattamento a base di amaranto per curare i vostri capelli e proteggerli durante l'estate. Bring the action. When you have this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. Procediamo adesso con lo shampoo, sempre a base di amaranto. L'amaranto è un cereale molto ricco di proteine, ferro e aminoacidi. Era già conosciuto dalle popolazioni antiche. Oggi usato in cosmesi in quanto molto ricco di vitamina E, squalene e antiossidanti. Dopo aver sciacquato, passerò il secondo prodotto, che è una crema sempre a base di amaranto, su lunghezze e punte, massaggiando bene. Questo trattamento donerà protezione, salute e vigore ai vostri capelli, sigillando le doppie punte, esaltando la luminosità e proteggendolo da raggi ultravioletti. Per accentuare l'effetto del trattamento, lo metterò 5 minuti sotto fonte di calore. Dopo essere stata in posa sotto calore, sciacquiamo abbondantemente il tutto e poi possiamo passare all'asciugatura. Termina qui la puntata che riguarda la protezione dei vostri capelli per l'estate. Vi aspetto per i prossimi consigli. Bring the action. When you have this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club. They're watching us. They're watching us. They're watching us. Everybody in the club. All eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We sayin' oh, we oh, we oh, we oh. We sayin' oh, we oh. E così Lucia ha avuto un grande affare, ma insomma mi ha tirato sui capelli e magari sicuramente ho acquisito un pochino di fresco, mi sento decisamente meglio e la ringrazio comunque perché in pochi minuti è riuscita a fare un piccolo capolavoro. Allora, veniamo a curiosare, ma insomma stando sempre lontani perché il drappellone non si svela mai, lo sveleremo con il tempo quando sarà concluso. Sono qui perché c'è un grande fermento, tutti i nostri ragazzi, ognuno di loro probabilmente ha un suo compito. Hanno le idee chiare, Alessandro, questi ragazzi? Hanno le idee talmente chiare e facciamo tutto per conto nostro. Cioè, ognuno fa loro il proprio pezzettino. Ognuno per sé. No, ma in effetti poi in qualche modo Rosalba ha dato il là su questa situazione. Ha aperto, sì, ha rotto il ghiaccio Sintra, che ha fatto questo disegno di questo di fiore. Base. Da lì tutto è nato e ha rotto il palio, ha rotto il ghiaccio sul palio ed è sbocciato. È sbocciato, esatto, perfetto. Allora, Rosalba, come sta andando questo lavoro? Tutto ci vuole un fiore, diciamo. Ci vuole un fiore, come diceva Sergio Endrigo molti anni fa. Stanno lavorando bene? Sì. Sono degli artigiani, ormai ragazzi? Artigiani proprio. No. Ok, approfitto prima di intervistare i nostri prossimi ospiti per chiedere invece a Cecilia Rigacci se mi puoi raggiungere un attimo qui, perché abbiamo parlato prima,
del fatto dei richiami che hanno i cenci. Perciò dopo la lavorazione, quando uno ha vinto il palio, ci vede il richiamo alla propria contrada. La tua contrada, il tuo cencio è andato alla contrada dell'Onda, e tu prima hai dimenticato di dire una cosa importantissima. No, di dettagli ce ne sono tantissimi, dettagli che riguardano appunto le unioni tra il significato effettivo del palio e quello un pochino più nascosto. A parte il fatto che mio babbo è dell'Onda, quindi già lì si potrebbe in qualche modo specularci, ma non lo fo perché è troppo facile. L'ho dipinto tutto nell'Onda. Io questo palio l'ho dipinto interamente nella contrada dell'Onda, perché io abito nel casato di sopra e l'ho realizzato dentro a un fondo che ho. È nato proprio lì, tutto dall'inizio alla fine. Ok, allora il richiamo è su di te, e ovviamente quando parlo di te parliamo anche di Olmastroni, per forza, e perciò mi posso spostare senza ombra di dubbio dai nostri ospiti che sono già qua. Mi fate un posticino? Ecco, prendiamo intanto un microfono e ringraziamo intanto Mauro Civai, che è nostro ospite. Grazie a di voi. Essere venuto. E Duccio Olmastroni. Grazie. Allora, io sono molto emozionata. Emozionata, perché credo che siano. Questo è un anno molto particolare. Abbiamo parlato e si è parlato nella stampa, e Siena tutta e la provincia, di questo personaggio straordinario che aveva un'anima da artista e che l'ha usata per tutti. Questa è una cosa veramente, forse il particolare che è saltato più agli occhi di tutti nel momento in cui è mancato il maestro, cioè il fatto che lui si desse così tanto per gli altri, cioè un faro che illuminava la strada agli altri. E questo non è di tutti gli artisti, perché l'artista normalmente è egocentrico, è pieno di sé, ama esporsi, farsi vedere. E invece tuo padre è stato uno che ha lavorato seriamente e faticosamente dietro le quinte per rendere grandi gli altri. È la cosa che mi ha colpito maggiormente. Credo che ti abbiano chiesto di tutto in questi mesi. E io invece vorrei dirti, cosa vuoi dire tu? Allora, sicuramente quando ci si avvicina al palio, ora purtroppo lui è mancato il 31 di marzo. Sì, quindi la cosa è molto molto recente. Già nel palio di luglio si è sentito da vicino subito questa sua mancanza forte, e alla presentazione del palio è già stato ricordato in maniera importante, insomma, dal sindaco e dalle autorità. Questo ricordo da parte vostra, da parte di tutti, in fondo, ci ha aiutato a sentirlo ancora vicino a noi, e questo suo parlare ci ha fatto, diciamo, un po' colmare il vuoto che ha lasciato. Mm-hmm. Questo ci ha aiutato molto, per quanto appunto questi giorni ricordano più da vicino anche la sua importanza, però questo ricordo ci ha aiutato. Una cosa straordinaria è lavorare così alacremente per il comune e avere una funzione che era veramente importantissima, perché nel momento in cui si mettono le mani su opere d'arte che sono patrimonio pubblico, è veramente un compito importante, di grande prestigio. E però da artista è arrivato al palio poi, cioè nel 2013 ci è arrivato. Diciamo che la sua lui questa cosa? No, allora, la sua massima espressione artistica l'ha definita nella pittura del palio del 2013. È vero che nell'82 ne aveva già dipinto uno, certo, però non insomma, era, diciamo, nel pieno della sua maturità. Io ero un bambino, quindi sì, mi ricordo, avevo 6 anni, mi ricordo vagamente. Ora stanno scorrendo le immagini di Giuseppe Garibaldi, appunto. Ma io ero piccino, ero un monello, quindi non è che mi ci avvicinavo molto, perché c'aveva paura che gli versassi sempre qualche colore sulla tela. Come fanno i bambini, sì, mi teneva a debita distanza. E quello del 2013 me lo ricordo benissimo. Dell'82 che poi è andato in Val di Montone, e il 2013 come nell'onda. Dicevamo nell'Onda. Sì.
Un'esperienza, dicevi che il ricordo dell'82 è molto lontano, ma l'emozione sicuramente l'avrai sentita quando questo Palio è stato vinto dal Val di Montone. C'è qualche aneddoto che ricordi? Come ha reagito lui? Ma allora, io sinceramente del giorno della presentazione del Palio mi ricordo poco, perché ero... La presentazione allora era molto diversa, sì, rispetto era molto, a quella, infatti. La più contenuta, un po' a gente. Insomma, sì. Ma quando il Val di Montone se l'è preso questo cencio? Lui era emozionatissimo. Poi il legame con il Val di Montone è sempre stato forte, perché ha dipinto tantissime bandiere per la contrada di Val di Montone. Tanti pali dei Cittini, tra cui l'ultimo lo voglio ricordare, quello che ha messo Francesco Vannoni in copertina del suo libro, il Palio dei Bambini, quello vinto dal Drago. Quel libro del 2001, sì, mi sembra nel 2001, però come dicevo ero piccolino, quindi lui aveva paura, insomma, che queste irruzioni che li facevo nella stanza potessero portare danni, quindi mi teneva lontano. Se non scive al padre. Sì. Ma invece una... E più che altro che parlassi, perché, insomma, certo, potevi fare la spia, insomma, E invece l'emozione così matura, io credo, ho intervistato prima Sinta Tantra, una ragazza così giovane, poco più che trentenne, che si trova comunque ad avere così tanti occhi di Siena, che sono occhi non semplici quelli di Siena, sguardi addosso, però ha una sorta di piccola inconsapevolezza che forse l'ha aiutata in un certo senso. Ma un uomo di Siena che l'ha vissuta, l'ha costruita, l'ha formata, l'ha dipinta, nel 2013 aveva una consapevolezza... come ha vissuto questo incarico di fare questo Palio 2013? Lo ricordi? Allora, lì era, come ho detto prima, era proprio nel pieno della maturità. Quindi l'ha vissuto come la gioia di un bambino che può avere un bambino. E gli è venuta subito questa ispirazione di questa Madonna vestita di Siena con lo slancio verso il cielo, perché è proprio dedicata all'Assunta. Però la cosa a me personalmente è piaciuta di più del dipinto è stata quella di rappresentare le contrade non con l'araldica classica che ha fatto e rifatto in tantissimi pali, ormai si può dire, non è un segreto, certo. Ma di cogliere in ogni singola contrada lo scorcio caratteristico del rione, come ha fatto nelle 10 contrade. Questa è la cosa del Palio. Questa particolarità. Chissà per quanto tempo l'ha pensata nel corso degli anni. Magari avrei detto un giorno, se lo faccio lo voglio fare così. Lo voglio fare, esatto. Allora, Mauro Civai, esperto d'arte, ex direttore del Museo Civico di Siena e tante tante altre cose che è inutile menzionare, perché potremmo fare una puntata solo per Mauro Civai. Allora, cosa possiamo dire di Olmastroni? Perché tocchiamo un tasto che è più che il racconto di un artista. Sì, io ho avuto la fortuna di conoscerlo presto, insomma, addirittura, si ricordava prima, Duccio ancora non era nato, l'ho visto nascere. Ancora di lui. L'ho conosciuto prima che andasse a lavorare al Comune, quando lavorava per conto suo. E faceva il decoratore, il restauratore, insomma, aveva avuto esperienze anche importanti a quel momento. Poi andò a lavorare al Comune, la storia è nota, insomma, prima facendo un lavoro che non faceva volentieri, poi ha avuto la fortuna, insomma, di essere apprezzato, specialmente dal professor Cairola, che era il mio predecessore nella direzione del Museo Civico, che l'aveva dirottato lì, e poi piano piano, insomma, ha avuto anche da tutti i punti di vista, insomma, il riconoscimento, la soddisfazione che evidentemente meritava. Poi, quando si parla di Cesare, io l'ho detto e l'ho anche scritto, e se per me ci vuole mezza serata, insomma, per raccontare quello che ho fatto io, per raccontare quello che ha fatto lui ci vuole un mese, perché non è mai stato fermo. Diciamo che abbiamo menzionato la fortuna per quanto riguarda il coinvolgimento suo di uomo capace,
in una funzione che gli ha dato assolutamente il ruolo che era suo, doveva essere suo, perché aveva tutti i numeri. È una cosa che, riprendendo un attimo forse un appunto un pochino polemico che abbiamo fatto ieri, che non succede frequentemente a Siena, perché Siena è una mamma spesso ingrata verso i suoi figli. Spesso matrigna. Sì, sì, ha più, è un po' matrigna. Cioè chi è distratta, una mamma delle, molto, molto severa, insomma. Sì. Ecco, però credo che Cesare sarebbe stato inevitabile, insomma, in qualche modo le sue qualità, le sue capacità, che erano assolutamente uniche e forti, accompagnate fra l'altro da un carattere straordinario, insomma, un carattere amabile, che certo, era divertente, divertito, era un piacere, insomma, stare insieme a lui, ma allo stesso tempo era di una misura, insomma, di un'umiltà, sempre attento a non arrogarsi qualcosa che non gli toccava, sempre pronto a rientrare nei ranghi, a non voler apparire, no? A non voler figurare. E questo, come dire, è una miscela che evidentemente anche una matrigna, anche quella di Cenerentola, io credo non avrebbe fatto, non avrebbe potuto fare a meno di riconoscere. Anche perché l'umiltà è tipica comunque delle persone che solitamente hanno una grande, delle persone grande, intelligenti, grande umanità. Le persone intelligenti sono tutte umili. A Mauro Civà voglio chiedere anche un'altra cosa che esula dal maestro Olmastroni. Ci troviamo sempre più spesso, soprattutto in questi ultimi anni, a cercare via via di mettere in luce tutta l'arte. Noi purtroppo, dico purtroppo fra virgolette, siamo invasi da opere d'arte, ce ne sono in ogni dove e molto spesso siamo così tanto abituati a averli sotto gli occhi da non riconoscerla l'arte, perché io credo che in Giappone avessero un decimo della nostra arte, ma metterebbero teche su teche per salvaguardarle. C'è un po' di confusione. Sì. A questo proposito si può, per rimanere nel nostro ambito, ricordando sempre Cesare, prima del Palio dell'82 si faceva, non sempre, ma spesso si faceva il concorso, sì, per individuare il pittore del drappellone degli anni 70, inizio anni 80. I partecipanti erano 10, 12, capito? Cioè molti, non è che non dipingeva tanta gente anche a quel momento, ma come dire, parecchi si riguardavano dal partecipare a una cosa, a una competizione così impegnativa e così importante. Ecco, ora si vede, insomma, è cambiato molto, perché cambiato ci molto. Partecipa 200, sì, con tutto, sì, sì, certo, il certo, rispetto certo per tutti, e sicuramente c'è nell'otto anche molte persone che lo meritano e che sono all'altezza, evidentemente non tutti, non insomma, tutti, ecco, certo, volevo dire certo, questo. Certo. Quindi il panorama è cambiato, insomma. È anche vero che il compito del Cencio è un compito veramente molto difficile, perché come dicevamo prima, c'è uno spazio che è delimitato, ci sono delle tematiche che vanno richiamate assolutamente, c'è il fatto di compiacere, anche se uno non ci vuole pensare, deve compiacere il popolo, perché poi quello è un patrimonio del popolo. Insomma, sono tante le dinamiche da rispettare, non è semplice. No, il problema è realmente una cosa difficile, e è difficile anche per un senese, insomma, a me. Certo, a volte ha detto anche Alessandro Grazzi, certo, è capace a fare tutto, quindi si sia spaventato lui davanti al Palio è una cosa quasi incredibile, insomma. Ma invece penso che sia vero. Perché insomma tutte anche le persone che abbiamo intervistato, ecco, hanno detto questo. Però se è difficile per un senese, noi ci dobbiamo mettere nella mentalità di uno, e spesso io e Cesare siamo andati da delle persone che il Palio non l'avevamo mai visto nemmeno la televisione, non sapeva nemmeno, certo, non sapeva nemmeno, certo, dove si facesse, siamo, come si facesse, se si faceva con Cavalli, sto discorso della Madonna, insomma, che poi un supporto che non sta fermo, e i colori cose e non ci prendono, per cui no, ricordo uno solo, Folon, perché Cesare lo ricordava proprio Alessandro Grazzi, ora lo cito spesso, sì, ma sì, mi pagherà da mi pagherà da bere, spero, dopo. All'inaugurazione della mostra, della bella mostra, tra l'altro invitiamo tutti, sì, gli ascoltatori, aperta fino al 20 agosto, la bella mostra che c'è a Palazzo Patrizi di Cesare, all'inaugurazione,
Alessandro citava la sua esperienza, cioè che Cesare era andato lì, l'aveva messo a suo agio, cioè gli aveva spiegato, e poi certo. Non doveva aver paura, perché poi era in fondo una cosa semplice, se si usano gli accorgimenti giusti. Ma lui questo discorso l'ha fatto a Botero, voglio dire, non l'ha fatto a Mitorai, l'ha fatto, sì, certo. Insomma, artisti di primissima fascia, conosciuti in tutto il mondo, e ai quali credo che quando si va a insegnare a fare qualche cosa, insomma, a uno gli dovrebbe venire un po' di tremito ai polsi. Sì, lo credo. Quindi lui aveva questa capacità straordinaria di mettere le persone dal suo punto di vista. Insomma, è quello che ho sempre detto io, si è girato il mondo con la bandiera di Siena, ecco. C'è chi ha portato le chiacchiere, pure sono importanti, e c'è chi ha portato le cose concrete, l'arte, i fatti, che resta. Queste che restano, certo, Cesare. Certo. E credo che in questo modo possiamo veramente chiudere dicendo a Duccio che perdere un genitore è sempre una cosa molto complicata da affrontare, perché è un evento che dobbiamo affrontare. Una consolazione grande è che la mancanza di tuo padre la sentirai di meno, perché Siena te la ricorderà costantemente. Le dicevo prima, infatti. Dicevo prima. E ringraziamo te per essere venuto qua. Ringraziamo ovviamente Mauro Civai per averci dedicato questo tempo, per ricordare una grandissima persona e un grande senese che ci ha lasciato pochi mesi fa. Lasciamo ancora una volta la linea alla regia, perché continuiamo con un contributo, un filmato dedicato ai tabernacoli, con un intervento di Monsignor Giovanni Soldani, e poi ci ritroveremo proprio per seguire i nostri lavori. Parlare di Siena è costitutiva del parlare di Maria. Siena vetus civitas virginis. Siena è la città antica o più antica della Vergine, la città della Vergine. E parlare di Siena è impossibile senza tutta una catena e una espressione continua di manifestazioni che richiamano continuamente la Vergine Maria. Siena e Senesi e la Vergine Maria sono come un tutt'uno, una storia che ha fatto un tutt'uno. Vorrei dire meraviglioso nella realtà poi degli esseri umani, con le loro debolezze e fragilità, però meraviglioso per l'incanto che manifesta questa città della Vergine. È un'espressione non tanto poetica, quanto è un vissuto che la popolazione vive. La sintesi di questa manifestazione dei sentimenti ci proviene dal patto che fu fatto dai Senesi con la Vergine Maria, un patto notarile che fu dichiarata patrona, regina e signora della città, e si impegnarono sempre a una devozione particolare, un amore, consegnando le chiavi alla Vergine Maria delle porte della città. La Madonna fa tutt'uno con Siena, ecco. E anche i Senesi siano più o meno credenti, questa miscelazione straordinaria, e non si allontanano mai dalla devozione della Madonna. Magari con varie opinioni, sfumature, ma questo è il vissuto ricchissimo di una città. A me piace ricordare la sintesi di tutto questo, che è la cattedrale ordata, consacrata alla Madonna assunta in cielo. E anche piace vederla nell'acme più alto della sua guglia, della facciata, dove si vede l'assunta e l'incoronazione da parte del suo figlio, e anche da dove, punto più alto, cala la cattedrale. E quindi tutte le movenze della cattedrale partono da questo punto che è l'assunta, quasi a indicarci
che Maria, col suo manto, la sua regalità e la maternità, la sua assunzione, porta in alto la città e protegge con il suo manto tutta la città. Tutta la città si dispiega come il manto di Maria. È non solo piena di chiese dedicate alla Madonna, ma anche di varie tabernacoli cosiddetti, cioè piccole edifici o piccole icone che si trovano lungo le strade della città. Ne contiamo facilmente decine, e ogni contrada anche ha voluto ornarsi di una immagine particolare della Madonna. Le strade sono piene di dipinti e anche dipinti venerati, naturalmente, che ornano, abbelliscono, ma anche spiritualizzano la città, che confluisce verso la guglia della cattedrale. Le contrade hanno anche la straordinaria e bella esperienza dei tabernacoli cosiddetti, parola senese, che vuol dire delle nicchie, dei capitelli, delle immagini che sono nelle strade. Ogni contrada ha la sua, alla sua bella raffigurazione della Madonna. E quindi questi tabernacoli poi vengono per l'8 settembre, data che ricordiamo la Natività della Madonna, viene celebrata in ogni contrada da parte del popolo stesso, e poi vengono onorati i bambini che adornano, onorati, riconosciuti, che adornano l'immagine della propria strada. Inizia così, quasi col battesimo di contrada, un battesimo mariano, l'educazione cristiana mariana di tutti i scittini, i ragazzi, i bambini della città di Siena, come a spingere dalle mamme stesse, dal popolo di contrada, l'amore di Maria. A Siena ci si innamora della Madonna già da piccoli, per fatto si vive in un quartiere, una strada, una contrada, come noi diciamo. Un popolo senza Maria è come senza madre. Una delle cose positive e belle che viene esaltato ora nell'occasione anche del Palio e dell'Assunta è la trasmissione che Siena Web TV sta facendo per 3 serate, a partire dal 13, e per far conoscere 6 di questi tabernacoli, 2 per sera, di conoscenza, di gusto e anche di amore, segnalati da persone particolarmente competenti. Sono ottime occasioni per entrare sempre di più nel fascino e anche un po' nel mistero di questa città, circondata da 100 meraviglie e circondata al suo interno, o arricchita dal suo interno, da 100 perle preziose che sono le nostre chiese, le nostre contrade, il nostro municipio, la nostra cattedrale, ma sottostante a tutto questo il nostro popolo che è nato e è cresciuto dentro la realtà delle contrade, della bellezza mariana e dell'attaccamento formidabile alla propria città come un unicum. Un senese e la sua città sono un tutt'uno, e Maria è considerata parte integrante della famiglia senese, sia dalle autorità religiose, si capisce, dal popolo e dalle istituzioni pubbliche. Madonna con bambino, bassorilievo in marmo, firmato all'interno del bordo inferiore e cortigiani. Sul lato esterno del bordo è l'iscrizione Mater Divine Grazie, anno 1930. L'immagine, ispirata ad analoghe sculture del Rinascimento fiorentino, ha probabilmente sostituito un dipinto raffigurante la Madonna con il bambino, andato disperso. Ettore Cortigiani, marmista con bottega nella piazzetta delle Due Porte all'imbocco del fosso di Sant'Anzano, in gioventù fu allievo di Leopoldo Maccari,
e può includersi in quel gruppo di artisti senesi che, attivi fra la fine dell'Ottocento e gli inizi del nostro secolo, produssero numerose opere, ispirandosi ai grandi maestri del passato, spesso con l'intento di immetterle nel mercato antiquario come autentiche opere d'arte antica. Il Cortigiani, a tale scopo, usò anche marmi tolti da vecchi servizi igienici, che con l'uso avevano assunto tonalità di colore simili alla patina delle antiche sculture. Vi hanno inquadrati, discoli i nostri ragazzi. Allora, abbiamo avuto una puntata veramente piena di emozioni perché tanti ospiti e perciò abbiamo toccato tanti tasti che riguardano sempre il drappellone sino così ad arrivare sino ad ora. Molta emozione con Sinta Tantra che è stata la nostra ospite d'onore, l'artista che ha dipinto questo drappellone e fra qualche giorno vedremo a chi andrà questa bellissima opera, e i nostri ragazzi insieme alle nostre artiste sotto la supervisione di Alessandro Grazzi che si stanno ancora adoperando e ha già una sua personalità questo cencio nostro di Siena Web. Ovviamente non vi posso svelare nulla, però diciamo che dal fiore di Sinta Tantra che ha dato il via al drappellone, da lì è sbocciato veramente tutta quanta questa opera e vedremo nel corso dei prossimi giorni quante cose ancora si aggiungeranno, quanti colori e quante emozioni riusciremo a cogliere. Un omaggio grande ovviamente a Cesare Ulmastroni, abbiamo così incontrato Mauro Civai e Duccio Ulmastroni e con lui abbiamo ripercorso in pochissime battute una carriera meravigliosa di un grande, grande personaggio, un grande uomo di Siena. E in conclusione devo solo ricordarvi che abbiamo visto questa prima parte dedicata ovviamente ai tabernacoli e ce ne saranno delle altre. Ringraziamo per questo lavoro ovviamente Don Giovanni che è il vicario generale della diocesi di Siena e vedremo altre cose che lui riuscirà a spiegarci in modo magistrale come al solito. Domani toccheremo un argomento insolito per Siena, parleremo di fantini e di cavalli e ne parleremo veramente con personaggi molto molto importanti che hanno fatto la storia di questa nostra festa. Metteremo la lente di ingrandimento in particolare in alcuni cavalli per sottolineare le loro caratteristiche e comunque sarà un'altra puntata dedicata a quella che è questo nostro passaggio di Siena Web sul segno dei nostri artisti. Concludiamo così, vi ringraziamo, seguiteci sempre, parlate di noi, ditelo ai vostri amici, siamo in pieno centro in via Montanini e perciò si sentono già i canti dei contradaioli. Ci vediamo domani, mi raccomando, seguiteci sempre e ditelo a tutti. Ciao, a presto. Madonna dei terremoti. Madonna con bambino e i santi Bernardino, Caterina da Siena, Lorenzo e Stefano. Olio su tela, inizi del XVII secolo. In basso è l'iscrizione che recita: O madre di pietà, la terra di Siena è stata squassata dal terremoto. Tu, o Santa Vergine, proteggi il tuo popolo presso il Figlio di Dio. Il popolo del Casato, con metà del popolo della piazza, curò il restauro nel 1798.
Fino al XVIII secolo, in questo punto, detto la Cantonata dei Banchetti, era l'affresco di Gentile da Fabriano. Nel giugno 1764, dopo la demolizione dell'arco dei banchetti che proteggeva l'affresco di Gentile, in luogo dell'antico tabernacolo venne collocata una tavola, creduta di Francesco Rustici, pittore senese, con ornamenti e stucchi lavorati da Bernardino Cremoni, domiciliato in Siena. Probabilmente la pittura era stata acquistata nel mercato di quadri, spesso ricordato da Romagnoli, che si teneva allora in Piazza del Campo. In seguito ai terremoti del maggio 1798, la cornice di stucco del Cremoni andò distrutta e gli abitanti della zona, per non aver subito danni rilevanti, decisero in segno di ringraziamento di ripristinare il tabernacolo inserendo la tela entro una nuova cornice di travertino. Il dipinto, recentemente restaurato con finanziamento del Monte dei Paschi di Siena, è opera di un artista senese non ancora identificato, attivo nei primi anni del Seicento e prossimo alla bottega di Francesco Rustici, detto il Rustichino, 1571-1625.